Amici, nonostante l'estate, nonostante il caldo, in questa serata di Ferragosto siamo qui ad Acciaroli, nel Cilento, per seguire il tour del maestro Espedito De Marino. Lo abbiamo incontrato per una breve intervista prima del concerto presso l'hotel La Pineta. Serata di Ferragosto qui ad Acciaroli all'Hotel La Pineta in compagnia del maestro Espedito De Marino. Buonasera maestro. Buonasera a voi di Pianeta TV, veramente è un'occasione bellissima essere qui a Ferragosto perché l'aria è bella, è stupenda, incontaminata, il posto è suggestivo, questo albergo La Pineta qui ad Acciaroli che ci ospita veramente in maniera stupenda. E da Acciaroli parte il tour cilentano, vogliamo ricordare le altre tappe? Sì, ricordiamo le tappe, noi abbiamo la fortuna di partire stasera insieme a questo meraviglioso quintetto che lei può vedere qui in ordine diciamo di apparizioni: Francesco Cimmino, Eugenio Giordano, Romano e poi Giovanni Marra e Peppino Coppa. Ecco che insieme a me sono qui per far partire questo tour, lo chiamerei Cilentano, che stasera è qui ad Acciaroli, domani a Magliano Nuovo, il 18 a Palinuro, il 19 a Marina di Camerota e poi stesso da Marina di Camerota, dove siamo con la signora Katia Ricciarelli, partiremo per Palermo. Quindi con la Ricciarelli facciamo sia Palinuro che Camerota e poi da Camerota partiamo per Palermo. E proprio della signora Ricciarelli vogliamo un attimino soffermarci, appena finito un tour diciamo invernale con la signora Ricciarelli parte subito quello estivo. Com'è stata questa collaborazione? Collaborazione meravigliosa, ovviamente è un grande nome della lirica e della musica italiana, del teatro, del cinema e quindi diciamo per noi è un'esperienza importantissima e abbiamo dei segmenti, come dire, non lunghissimi ma periodi brevi ma diciamo così pregnanti di musica con la Ricciarelli. Affiancato da grandi artisti, prima della Ricciarelli il grande Roberto Mulolo l'ha seguito insomma per anni e anni, ricordiamo quanti e ricordiamo quante cose sono state fatte insieme a lui. Per 17 anni, dall'87 al 2003, infatti nella prima decade di settembre uscirà un libro che si chiama Uno Stradivari Napoletano, che raccoglie tutti gli aneddoti di questi 17 anni di attività fra me e Mulolo, che oltre ad essere stato un grande maestro è stato per me un padre nella vita, ma soprattutto mi ha insegnato il grande pentagramma della canzone napoletana.
Maestro, un'importante tappa a settembre a Scafati, vuole parlarcene? 17 settembre a San Pietro di Scafati, al Teatro San Pietro di Scafati, la quinta edizione del Premio Internazionale Giovanni Paolo II, che quest'anno si arricchisce di un fatto importante. Entra nel decennale dell'Associazione San Pio di San Pietro, e quindi quale migliore occasione di mettere insieme due giganti della fede, della santità, della Chiesa Cattolica, Padre Pio e Giovanni Paolo II. Grazie maestro, un in bocca al lupo per il suo tour estivo e noi ci saremo sicuramente. Grazie anche a lei, a Pianeta TV. Oh San Raci, bello uoio, e belle facce, e belle cose, te femmina fa innamorà. Classica il maestro Eugenio Giordano, alla batteria pirotecnica il maestro Giovanni Marra, al basso elettrico il maestro Francesco Cimmino, il maestro Coppa ai flauti traverso e barocco, alla direzione dei suoni e le luci l'ingegnere Romeo, assistente di palco il maresciallo Luzzo Massimo.